Grazie, buonasera. E grazie anche a voi a casa per essere venuti così numerosi la scorsa puntata. Questa sera viaggeremo dentro l'occhio e faremo come l'altra volta un viaggio nell'estremamente piccolo, andremo in dimensioni di decimi, centesimi, anche millesimi di millimetri. Qui in studio avremo naturalmente delle domande che potranno essere poste da voi a casa e dagli studenti che si trovano qui nell'anfiteatro universitario ai due professori che sono con noi stasera, il professor Massimo Bucci dell'Università di Roma e il professor Giovanni Rama di Mestre Venezia. Questa puntata stasera sarà un po' più lunga dell'altra volta, almeno la prima parte che vedrete subito tra poco e che è stata realizzata allo studio 2 della DEAR di Roma. Francamente volevamo tagliare qualche sequenza, ma ci spiaceva veramente togliere delle parti interessanti, quindi la trattazione sarà un pochettino più lunga, ma credo più completa. Una raccomandazione a chi telefona da casa: il nostro centralino è lo 011 8331 e Lorenzo Pinna sarà là per aiutarci con le vostre domande. Dicevo, la raccomandazione è quella di porre delle domande che siano di interesse per tutti, cioè non casi troppo personali di malattie, perché naturalmente i nostri clinici non sarebbero in grado per telefono né di fare delle diagnosi né di darvi dei consigli. Un'ultima cosa, nella seconda parte, quella appunto del dialogo qui in studio delle domande e risposte, ci saranno anche dei piccoli esperimenti che noi cercheremo di fare anche con la vostra collaborazione da casa. Quindi a tra poco, entriamo ora nell'occhio. Ormai siamo diventati amici con gli studenti qui dell'università, che sono studenti di medicina e altre facoltà scientifiche, che sono qui per le domande che rivolgeremo ora al professor Massimo Bucci, titolare della cattedra di oculistica alla Seconda Università di Roma, e al professor Giovanni Rama, oculista all'ospedale di Venezia Mestre. Bene, intanto sentiamo dal centralino a Lorenzo Pinna, cos'è arrivato come telefonate? Com'è la situazione? Sì, qui siamo sommersi dalle telefonate, ce ne sono tantissime, credo centinaia. Qui vedete le schede, ogni scheda è una telefonata. Ci sono già due telefonate in diretta che abbiamo messo in attesa e una terza ve la riassumerò. Adesso naturalmente continueremo a prendere le telefonate e aggiorneremo via via la situazione. Ecco, tu sai che noi ci dobbiamo interrompere un attimo. Vi ricordiamo che durante questa seconda parte ci saranno anche dei piccoli esperimenti in diretta ai quali voi potrete partecipare da casa. Ci vediamo tra pochi minuti. Può una ragazza così in forma essere anche golosa? Golosa, sì. Non di tutto, però. Io scelgo Duplo, perché è proprio buono e mi sento leggera, in forma. Duplo nocciolato leggero. Resta sempre in forma. Questo è il novembre di Marie Claire. Marie Claire, beate le donne. Per me, Lines Sottile è un assorbente insuperabile. Però oggi ho scoperto Lines Idea Sottile. Sottile, ma con il filtrante Idea a tre strati. Un asciutto incredibile e una morbidezza al tatto mai provata prima. Lines Idea Sottile. L'idea Lines. Scusa, ho fatto tardi. Un'insalata va bene? Perfetto, ho un appuntamento tra mezz'ora. Ma secondo te questa è vita? Davvero, hai ragione tu. Ma io ce l'ho la soluzione. Hai trovato un miliardario.
No, di quello se ne può fare a meno. Allora ti sei fatta una bella assicurazione. Ho fatto di meglio. Ho scelto le generali. Ah, le generali. Valore donna, un investimento in serenità. D'ora in poi Barilla. D'ora in poi comincia un pranzo nuovo. Da Barilla, la freschezza di un invito. La freschezza nell'aroma gentile del sugo al basilico, nella delicatezza del sugo alle olive, nel buon sugo ai peperoni appena scottati. D'ora in poi i sette sughi che condiscono i giorni. D'ora in poi Barilla, il gusto fresco che aspettavi. Ma allora mi ami? Ma quanto mi ami? E mi pensi? Ma quanto mi pensi? Ma quanto mi costi? Sei in teleselezione. Mamma, la sera dopo le 6:30 costa meno. Ah, davvero? È vero. Bellissimo. Dopo le 18:30, tre minuti in teleselezione da Milano a Catania, ad esempio, costano come un cono gelato. Ma allora mi pensi? Ma quanto mi pensi? La teleselezione conviene. Dopo le 18:30 e nei giorni festivi conviene di più. Nobody knows the sorrow. Nobody knows the trouble I had. Glory, hallelujah. Da mercoledì su Topolino c'è il nuovo gioco a premi Paperone contro tutti. Per vincere ogni settimana un Apollo Fox, 5 videoregistratori, 6 autoradio, 10 mountain bike e centinaia di altri premi. Topolino, le ore più belle della settimana. Ogni mese in edicola Sherlock Holmes. 10 riviste per scoprire il mondo del grande investigatore, 10 appassionanti film gialli in videocassette e un avvincente gioco da tavolo per entrare nel vivo delle indagini. In edicola, Sherlock Holmes, Video Rai e Curci Editore. Bene, rieccoci in diretta in studio. Allora, Lorenzo Pinna, mi dicevi che ci sono già delle telefonate in diretta. Sì, dovrebbe già essere in diretta una telefonata che viene, credo, da Milano. Pronto? Va bene, allora nel frattempo vi riassumo un'altra telefonata. Ecco, pronto? Parli un po' più forte perché non la sentiamo bene qui in studio. Buonasera. Buonasera. Sono Bragalini da Milano. Buonasera signore. Una domanda. Ora per correggere la miopia, mi sente? Sì. Ora per correggere la miopia c'è un'operazione. Cosa consiste questa operazione? Che cosa si va a toccare per correggere la miopia? Cioè lei si riferisce a quel famoso chirurgo russo che ha pubblicizzato una tecnica... Abbiamo visto anche qui in Italia. Esatto. Va bene. Ed eventualmente a che età si può fare questa operazione e se corregge anche l'astigmatismo? Ecco. Va bene, noi qui abbiamo subito il professor Rama che risponde a questa domanda. Prego, professore. Non ce n'è uno solo di interventi per correggere la miopia, ce ne sono tre. Per le miopie leggere c'è l'intervento che ha proposto il professore Fyodorov Russo e che va a correggere miopie fino alle 4-5 diottrie con una certa sicurezza. Poi c'è un intervento che si chiama keratomileusis che corregge fino a miopie fino alle 20 diottrie e oltre c'è un terzo intervento che si chiama epicheratoplastica. Senza andare troppo nel difficile, noi abbiamo visto tante volte anche in televisione, ricordiamo anche in una certa trasmissione queste immagini. E vuole spiegarci un po' in cosa consiste questa, si tratta di tagliare la cornea in qualche misura. Sì. I taglietti alla russa cosiddetti consistono nel fare delle incisioni radiali partendo dal centro verso la periferia. Credo noi abbiamo ottenuto qui due immagini dell'occhio, ce n'è una sulla quale lei forse potrebbe indicarci in cosa consiste questa. Questo intervento. Questa è la cornea. L'intervento di Fyodorov consiste nel fare una serie di incisioni che qui marco la parte centrale. Ecco, questi
Stomie vengono fatte fino alla periferia, si chiamano radiali per quello. Sì. E questo cosa permette? Questo cosa permette alla parte periferica della cornea, ossia questa parte periferica, permette di sfiancarsi, di cedere, in maniera da provocare un appiattimento della parte centrale, che è quella attraverso cui passa il raggio visivo. Cioè un po' come se un pallone si sgonfiasse. Si gonfia alla periferia per sgonfiarsi nella parte centrale. E questo fa sì che i raggi vengano deviati diversamente e quindi l'immagine va a essere focalizzata sulla retina. Questo è l'intervento più semplice. Ecco. Senta, io non vorrei entrare nei dettagli, vorrei sapere però, penso che anche la signora poneva il problema, fino a che età si può fare e poi con quali risultati. Cioè a scadenza queste cicatrici, questo intervento può dare dei problemi? Siamo tutti d'accordo nel ritenere non praticabile questo intervento qua prima dei 18-20 anni, perché c'è il pericolo che ricompaia, che la miopia vada avanti e quindi l'effetto si venga annullato. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che, anche qui c'è concordanza di opinioni, si chiede che la miopia sia ferma, non sia ancora in evoluzione. Quindi occorrono perlomeno 2-3 controlli a distanza di tempo e che confermino che la miopia non è in fase progressiva. Una volta la miopia stabilizzata si può procedere con sufficiente sicurezza. Se lei dovesse farla, la farebbe questa operazione? Ormai si può dire di sì. Grazie. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto? No, io sento lei, però non credo che l'audio arrivi in sala. Aspetta. Non devo riattaccare, se no la linea cade. Mi potete mandare in amplificazione? Ecco, provi a parlare, signora. Mi sente? Sì, ora sì. Perfetto, allora, sono Ornella e chiamo da Cambiano, in provincia di Torino. Volevo sapere se portando le lenti a contatto per molto tempo, sia nell'arco del giorno che comunque nell'arco degli anni, può essere danneggiata la cornea. Professor Bucci. Danneggiata la cornea. Indubbiamente sì, le lenti a contatto risolvono dei problemi in maniera molto valida, però bisogna saperlo gestire con una certa oculatezza. Il tollerarlo, il sopportarlo oltre un certo limite di tolleranza, certo può provocare dei danni, danni che possono essere di varia natura, danni di natura settica, si può infettare la cornea, eccetera, ma addirittura portandoli molto tempo, come fanno alcuni pazienti che li portano anche durante le ore notturne, può determinare una alterazione nel senso della diminuzione della sensibilità corneale con dei danni notevoli. Quindi non bisogna metterle in continuazione? No, perché con la lente a contatto si impedisce o si riduce la possibilità della cornea, dell'epitelio corneale, di nutrirsi dall'ossigeno che riceve dall'aria, quindi è una riduzione del suo trofismo notevole che va modulata nel tempo. Però credo che in certi casi sia indicata la lente a contatto più degli occhiali, mi sembra, ne parlavamo prima, professor Rama. Sì, certamente. Ci sono delle miopie alte o degli astigmatismi che non sono corretti dagli occhiali. Direi è un passaggio obbligato per certe forme di ametropia la lentina di contatto. C'è un'altra telefonata, pronto? Mi potete amplificare in studio la voce, pronto, per favore? Pronto? Ecco, mi dica pure. Buonasera, io sono Croce da Palermo. Buonasera. Volevo fare questa domanda. Quali sono le cause che comportano una notevole riduzione di vista negli albini? Negli albini? Sì. Va bene. Chi vuole rispondere a questa domanda? Non so, probabilmente nel caso degli albini la probabilità di riduzione della vista è poi la stessa causa che determina anche la fotofobia, cioè l'abbagliamento. Infatti si tratta di soggetti che hanno una carenza, una mancanza completa del pigmento. E allora in questo senso la riduzione del pigmento rende impossibile, come che mancasse una camera oscura, l'oscuramento. Quindi hanno sia una riduzione visiva, ma soprattutto quello che disturba maggiormente è un abbagliamento continuo che rende necessario la sopportazione, portare continuamente delle lenti molto scure. Ecco. Ora ci fermiamo un attimo qui perché io vorrei introdurre il primo piccolo esperimento di questa sera. Quindi chiedo a voi qui in sala, ma anche a voi a casa, di guardare questo filmato e vi spiegherò dopo perché.
Allora, adesso vi spiego perché vi abbiamo fatto vedere questo filmato. Noi abbiamo inserito in questo film 8 fotogrammi estranei, o meglio, è un solo fotogramma ripetuto 8 volte, un fotogramma che non c'entra niente con la comica. Avete probabilmente sentito parlare di quei fotogrammi cosiddetti subliminali, dei messaggi subliminali, che si potrebbero, e vediamo se è vero oppure no, essere inseriti dentro un film, non solo, ma anche dentro delle cassette musicali e altre cose, e che non sono recepiti immediatamente, ma che in qualche modo poi lavorano nel cervello e modificano il condizionamento. Si era parlato di un cinema o di vari cinema in cui erano state fatte delle proiezioni con questi fotogrammi subliminali che mostravano per esempio una bibita o una salsiccia e poi nell'intervallo si erano venduti più di questi prodotti. Allora, adesso che sapete di cosa si tratta, vorrei sia voi a casa che qui in studio che riguardasse questo filmato cercando di capire se ci sono, se vedete questi 8 fotogrammi, ripeto, è sempre un solo fotogramma che viene ripetuto, e che cosa rappresenta. Prego il filmato. Avete visto qualcosa e che cosa? Qui in studio voi avete dei bigliettini, se avete visto qualcosa scrivete, o se avete avuto anche qualche sensazione strana, scrivetelo e poi controlleremo alla fine. E anche voi a casa fate altrettanto telefonando al nostro centralino 011 83 31. Torniamo ora alle telefonate e vediamo qui in studio gli studenti quali domande hanno da porre. Da su. Vorrei sapere se il glaucoma è una malattia ereditaria, se è grave e se si può curare. Professor Bucci. Sì, sappiamo che il glaucoma è una malattia in cui la pressione oculare elevata da sola o insieme ad altri fattori di rischio determina un danno anatomo funzionale purtroppo spesso irreversibile. Diciamo che il glaucoma è un tumore. Beh, non proprio, è proprio un aumento della pressione dell'occhio che però determina dei danni notevoli. E fra i vari fattori di rischio, fra i più importanti, è proprio la familiarità. Questo che vuol dire? Vuol dire che indubbiamente uno stesso valore preistorico, simile in due soggetti, di cui uno ha i genitori o dei collaterali che hanno la stessa malattia, bene, questo valore preistorico è più a rischio che non se non avesse questo elemento. Si è detto che è grave, indubbiamente è grave perché se non viene diagnosticato in tempo, e di qui è molto importante una medicina preventiva, determina dei danni irreversibili. Purtroppo, pur essendo una malattia grave, però è curabile. Che vuol dire? Vuol dire che si può arrestare con un trattamento medico, quando questo non è più sufficiente, con un trattamento parachirurgico, intendo con questo il trattamento laser, e infine col trattamento chirurgico che, se è ben condotto e se soprattutto trova una reazione del bulbo oculare adeguata, dà dei successi notevoli. La prossima domanda. Dov'è? Sono qui. Ecco. Allora, io vorrei sapere quali sono gli occhi che sono predisposti al distacco della retina, eventualmente i sintomi che può provocare il distacco. Cioè c'è una predisposizione in qualche tipo d'occhio al distacco della retina? Possiamo riconoscere due tipi schematicamente di distacco di retina. Uno, che si forma un buco nella retina, il liquido passa all'esterno e stacca la retina. Questo tipo di distacco è quello che capita più di frequente nei miopi, nelle miopie elevate soprattutto.
C'è un'altra forma di distacco invece che è provocata da trazioni che si formano dall'interno. Si formano delle membrane, delle briglie aderenziali, queste tirano sulla retina, la retina si rompe e si stacca. Il risultato è sempre quello, distacco della retina. Questa seconda ipotesi è frequente nei diabetici, è una delle complicazioni più gravi del diabete. Un'altra domanda? Io vorrei sapere, a proposito dei trapianti che si possono fare sull'occhio, se è possibile trapiantare l'occhio in toto, se no quali sono le parti che si possono trapiantare, in particolare la cornea, come viene trapiantata, e se è un trapianto che si può attuare anche in tarda età. Ecco, credo che qui la domanda è molto vasta. Vi pregherei di essere molto brevi nelle risposte, perché così possiamo dare spazio alle domande. Mi sembra che il trapianto totale dell'occhio, professore, non è possibile. Si possono trapiantare alcune parti, la cornea in particolare, ma anche altre. Direi trapianto totale di occhio lo stiamo inseguendo da decenni. È ancora un mito come andare sulla luna. Si trapianta oggi, direi, comunemente, è un intervento di routine, il trapianto di cornea. Riusciamo a sostituire il cristallino con una lentina trasparente, sostituiamo il vitreo, riusciamo a sostituire la sclera. L'unica cosa che non riusciamo a trapiantare è la retina, elemento sensoriale di cui abbiamo visto prima nel filmato. Qualche ipotesi che per ora è solo ipotesi di studio, ma non è ancora materia di applicazione clinica. Sentiamo da Lorenzo Pin se ci sono altre telefonate. Sì, Piero, c'è una telefonata che arriva da Stoccarda, evidentemente attraverso un satellite che probabilmente è l'Olympus, arrivano le immagini della trasmissione anche in Germania. Sentiamo la telefonata di Stoccarda e poi vi riassumerò due telefonate. Buonasera. Pronto? Buonasera, la sento, dica pure. Buonasera, Battista Giovanni, Giovanni Battista della Germania Stoccarda. Bene, ma lei vede bene la nostra trasmissione là? Ottimamente bene. 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 Vorrei fare una domanda al professor Bucci. Sì. Ecco, in base al cristallino, dopo un intervento del cristallino, dopo la sostituzione del cristallino, se la visibilità è al 100%, diviene al 100%, oppure a circa all'80%, come si potrebbe fare questo intervento? Grazie. Perché lei lo deve fare questo intervento. Sì. Quindi vuole sapere se è una operazione di cataratta. Sì, appunto. Ecco. E quindi vuole sapere dopo l'intervento come vedrà, se è al 100%, l'80%. Cioè. Grazie. Ora chi risponde? Professor Bucci. Bucci. Penso che questo signore abbia necessità di fare un intervento di precataratta e di sostituirla poi con un cristallino artificiale. Indubbiamente, se l'intervento ha buon esito, se viene opportunamente eseguito, la restituzione, diciamo, il recupero visivo è completo, quindi dovrebbe recuperare i 10 decimi. A volte può rimanere un modesto astigmatismo, oppure non si ha una correzione completa che può essere raggiunta in maniera più perfetta con aggiungendo un occhiale. Però normalmente si può raggiungere, ottenere un recupero completo della visione. Ecco, questi sono ormai interventi abbastanza interventi di routine, all'ordine del giorno, ben collaudati. Sì, sì. Ecco. Lorenzo, avevi due domande da riassumere. Sì, avevo due altre domande. La prima è se, questa è una domanda un po' curiosa, un po' bizzarra, se nella retina di una persona che rimane vittima di una morte violenta rimane stampata l'ultima immagine appunto prima poi di scomparire. È una domanda alla Agatha Christie, credo sì. Che e questa farebbe molto comodo alla polizia scientifica, sì. Probabilmente. Se fosse vera però. E l'altra invece è se fa male guardare la televisione, leggere con poca luce oppure gli schermi dei computer. Ci sono dei telespettatori preoccupati che queste cose possano fare abbassare la vista. Professor Rama. Mi pare che per la prima domanda si possa ricorrere all'Amleto quando dice nel famoso monologo che nessuno è rientrato dal di là a raccontarci quello che è successo, quindi ecco, la domanda è ancora direi molto molto all'Agatha Christie. La seconda fa male guardare la televisione e gli schermi dei computer? Bisogna stare a una certa distanza, ecco, oltre i 2 metri, per il resto non fa male. Certo, per la televisione? La televisione, sì. Certo, televisione che non sia quella degli spettacoli che ci sta mettendo in onda Piero Angela, quelli sono consigliabili per la vista invece. Ma diciamo a più di 2 metri comunque. Va bene, dunque adesso sospendiamo un attimo le domande perché abbiamo
un altro piccolo esperimento che vi vorrei sottoporre. Sapete che spesso, e lo abbiamo visto anche nel corso del filmato, si dice che in fondo noi vediamo non soltanto con gli occhi, ma anche forse soprattutto col cervello. Il cervello interpreta quello che vediamo, corregge le immagini, le raddrizza anche. Vediamo una piccola animazione appunto che era nel filmato e che mostra come una qualunque immagine, in questo caso una pinza, arriva rovesciata sulla retina e poi viene inviata rovesciata al cervello ed è il cervello che poi si occupa di raddrizzarla. È evidente che il cervello è una rete intricata di sistemi, di intrecci, di nervi e quindi il senso del sopra e del sotto è molto relativo. A tal punto è relativo che qualcuno ha pensato di fare un esperimento, dire cioè cosa succede se inviamo delle immagini rovesciate. Ecco, questi occhiali che sono stati usati da vario tempo in psicologia, vedete, hanno degli specchietti sopra e poi hanno dei prismi, hanno dei sistemi ottici che rovesciano l'immagine. Ecco come questa ragazza vede lo psicologo ed è naturalmente molto frastornata perché vedere il mondo sopra sotto è un'esperienza molto curiosa. Ecco, noi abbiamo voluto spingerci un po' più in là in questo tipo di sperimentazione. Abbiamo preparato questo casco che vedete qua, che è una cosa abbastanza speciale. È un casco dotato di una telecamera. Questa telecamera è montata qui, la potete vedere, è una telecamera piccolissima, grande meno del dito mignolo di una mano. Poi qui c'è un viewfinder, un visore, che consente di vedere l'immagine e di vederla anche al contrario, con un sistema elettronico si rovescia l'immagine. Ora, noi abbiamo bisogno di un volontario che indossi questo casco. Ecco, vuole venire lei? Per capire un po' cosa succede realmente quando ci si mette questo casco alla rovescia. Vuole infilarselo? Devo dire che questo casco è stato realizzato qui a Torino, al centro tecnico della RAI, in tempi brevissimi e con risultati sorprendenti. Ora il regista Nicastro manderà accanto alle immagini normali delle telecamere di studio anche l'uscita di questa telecamera che invia le immagini rovesciate. Quindi anche voi a casa potrete seguire le esperienze di questo giovanotto che si chiama Claudio. Claudio. Ecco, senta Claudio, allora intanto lei vede in questo momento come? Rovesciato? Sì, molto male, non molto riesco a capire dove sono. Allora, noi abbiamo preparato per lei qualche piccolo, non tranello, ma insomma delle cose molto semplici che ogni giorno facciamo senza neanche badarci e che lei ora dovrebbe cercare di fare vedendo alla rovescia. Ecco, intanto i telespettatori vedono questa immagine rovesciata. Vuole intanto girare qui intorno al tavolo e venire verso di me. Ecco, vedete come la difficoltà di camminare, una cosa molto semplice, diventa difficilissima. Si perde anche l'equilibrio. Si perde anche l'equilibrio. Comunque, se lei doveste perdere definitivamente l'equilibrio, io sono qui per abbracciarla. Ora, qui c'è un telefono. Lei dovrebbe girarlo, alzare la cornetta e fare il numero. No, provi a girare l'apparecchio verso di sé. No, insomma, abbiamo visto che non è molto facile. Proviamo, è abbastanza difficile. Allora, proviamo una cosa ancora un po' più difficile. Lei vede qui una caraffa che contiene dell'acqua e una tazza. Dovrebbe versare l'acqua nella tazza. Non riesco a trovare la caraffa. Non riesce a trovare da questa parte. Da questa parte. Perché bisogna dire che non soltanto è sopra sotto l'immagine, ma è destra e sinistra, quindi c'è un doppio incrocio. Ecco la caraffa ed ecco il manico. Non ci inondi tutti, naturalmente. Piano piano, che poi qui
Bravo. Sto centrando. Speriamo. Coraggio. Bravissimo. Non viene giù niente. Non esce. Ma non so, mi hanno detto che c'era dell'acqua, però comunque. Va bene, comunque diciamo. No, si vede che hanno messo poca acqua. Comunque, l'ultima cosa che dovrebbe fare, vede, qui c'è una scacchiera con due pezzi. Dove? Qui a sinistra. Qui sono a sinistra. Allora, lei dovrebbe portare un pezzo sul tondino arancione che vede segnato su una delle caselle. Bene. E adesso l'altro sull'altra casella. Questo? Quello. Bene. Ci siamo. Senti, ha quasi imparato ormai. Allora, facciamo un'ultima cosa. Lei torna a posto facendo le scale. Credo che questa è una delle cose più difficili. Io comunque starò dietro di lei a sorreggerla. No, non è di qua. È di là. È dall'altra parte. È dalla parte destra, cioè dalla parte sinistra sua. No. Dalla parte di qua. Ecco, guardi, l'aiuto io perché poi se qui abbiamo anche dei problemi assicurativi. Allora, a sinistra adesso, che mia? Sarebbe la sua destra. No, a sinistra. Di qua. Allora, lei le vede le scale? Ecco, guardi. Adesso le vede le scale? Più o meno, sì. Le vede? Allora cerchi di fare le scale adesso. No, di là, di qua. Coraggio. Siamo quasi arrivati alla fine delle sue sofferenze. Hai? Primo scalino. Sì, primo scalino. Secondo scalino. Ancora uno scalino. Finalmente trovato. L'ultimo, e poi può togliersi finalmente questo casco infernale e sedersi al suo posto. La ringraziamo molto. Ecco. Naturalmente la domanda è: cosa succede se un casco di questo tipo o quegli occhiali rovesciati che abbiamo visto prima si portano per un tempo lungo, per esempio una settimana? Bene, vediamo un filmato che mostra appunto la ragazza di prima che ha portato questi occhiali per una settimana e vediamo che cosa succede. Ecco, vedete, addirittura riesce ad andare in bicicletta. Si è abituata a vedere il mondo alla rovescia e riesce a fare delle cose difficilissime, come per esempio imboccare quel ponte e passare sotto quell'arcata. Ma vediamo ora la parte ancora più interessante del filmato, cioè dopo una settimana la ragazza si toglie gli occhiali e vede normalmente. Cosa succede? Vediamo. Proverò a camminare attraverso la stanza. Non penso di avere abbastanza coraggio. Ah! Oh, goodness. Extraordinary feeling. È davvero straordinario. È una sensazione straordinaria. Può dirmi cosa prova? Non avevo capito che la stanza fosse così grande. Sembrava molto più piccola quando avevo gli occhiali. Questa è stata la prima cosa che mi ha colpito. Just seeing all around, I think that's what's il fatto stesso di riuscire a guardarmi intorno è un'altra cosa incredibile. Should I try and walk? Oh. Ora tenterò di camminare. Mi sento come... Insomma, quando cammino, i miei occhi sono strani. Non riesco bene a indirizzare lo sguardo. Mi sento come se fossi ubriaca. Ecco, incredibile. Beh, guardate che questa volta dobbiamo tornare anche noi dall'altra parte. E anche i cameraman ci hanno preso gusto. Dunque, dicevo, è incredibile come dopo una sola settimana si trovi difficoltà a tornare in una condizione normale, cioè a vedere come si vedeva prima, dopo una sola settimana. Qual è il vostro commento su questo tipo di esperimento?
le capacità strabilianti del nostro sistema nervoso, dell'apparato sensoriale, ad adattarsi a delle cose che così a prima vista sembrerebbe impossibili. Ma si può dire in un certo senso che in realtà il sopra e sotto, così come noi lo vediamo, è una nostra sensazione, che probabilmente se un neonato dalla nascita portasse quegli occhiali, per lui sarebbe normale vedere nell'altro modo e avrebbe la sensazione del sopra. Cioè è molto relativo questo concetto, perché il cervello non ha un sopra e un sotto. È un modo di adattamento che noi abbiamo a questa realtà, vale a dire noi abbiamo delle sensazioni, che sono queste sensazioni luminose di realtà, che noi interpretiamo in un certo modo e come tali rimangono per sempre. Bene, torniamo ora alle nostre telefonate. Lorenzo Pinna, hai qualcun altro in linea? Sì, dovrebbe esserci una telefonata in linea da Milano e poi vi riassumerò due telefonate. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, mi chiamo Antonio, chiamo da Treviso. Sì. Vorrei sapere se c'è qualche correlazione tra le macchie dell'iride e le malattie del corpo, come viene affermato dalla iridologia. Ah, grazie. Dunque, qui è una domanda, lo sappiamo, un campo delle cosiddette medicine alternative, che forse alternative non sono. Comunque, a voi la risposta. Che certe alterazioni dell'iride possano evocare malattie sistemiche dell'organismo, questo lo conosciamo da parecchio tempo, e che poi da queste deduzioni cliniche se ne faccia un'arte e una scienza paramedica, io personalmente ritengo esagerato. Ecco, diciamo che l'iridologia consisterebbe nel scienza. Guardare negli occhi fare la persona, diagnosi, fare diagnosi attraverso le alterazioni, le macchie sull'iride. Ecco, ma non per delle malattie che riguardano l'occhio, ma no, che riguardano sistemiche. Il reumatismo, il rene, la vescica, l'ulcera, fegato. Altra domanda, Lorenzo? Sì, Piero, allora c'era un signore che voleva sapere come si fa a donare le corne, dove ci si può rivolgere e come essere certi che poi queste corne, una volta donate, vengano trapiantate nei pazienti. Perché c'è un po' di sfiducia. Professor Rama, so che voi avete fatto delle ricerche proprio nella vostra zona del Veneto. Sì, questo è un grosso problema. Se ho qualche minuto in più vorrei affrontare il problema in maniera un pochino più approfondita, perché è un argomento di estrema attualità. Noi in Veneto abbiamo fatto una ricerca presso gli oculisti e siamo riusciti a determinare che il fabbisogno della regione Veneta era di 400-500 interventi di trapianto all'anno. Estrapolando i dati siamo arrivati a calcolare che in Italia si dovrebbero fare dai 3 ai 4.000 trapianti all'anno. Riusciamo attualmente a farne appena 600-700. Siamo completamente disorganizzati per una serie di condizioni. La più importante è che il Parlamento non ci ha dato ancora una legge moderna. È una legge che è fatta ancora per 20 anni fa, è stata varata nel 75 e non è più aderente alla realtà. Abbiamo tentato di tutto, ecco, per riuscire ad avere una legge moderna che promuovesse, che ci portasse in Europa, perché noi attualmente siamo in Africa, siamo tra i paesi, siamo gli ultimi in Europa per via di trapianti. I nostri pazienti che hanno, chi riesce a farsi operare in Italia deve sottostare delle liste di attesa molto lunghe, un anno e mezzo, 2 anni, altrimenti si emigra e si va all'estero. Ecco, quindi avete un gran bisogno di corne, mi sembra che il rapporto sia 1-5 rispetto alle necessità. Esatto. Ecco, e siccome i trapianti, fra l'altro, la richiesta di trapianti è in continuo aumento, sia perché aumenta i successi e quindi si allargano le indicazioni, sia anche perché le problematiche, le malattie che rendono sempre più necessario ricorrere a questo intervento. Senta, professore, lei sa che ci sono state molte polemiche per quanto riguarda i trapianti di organi in generale, anche perché in certi casi i prelievi debbono essere fatti quando il paziente è in una situazione di encefalogramma piatto o di morte clinica, ma non ancora di morte legale, per così dire, anche se poi le due cose si sovrappongono. Forse sarebbe bene precisare che per quanto riguarda la cornea il discorso è completamente diverso, perché le corne vengono prelevate su individui morti da ogni punto di vista. Questo è un punto che è fondamentale, bisogna portarlo alla conoscenza della comunità.
perché è proprio è qui il nocciolo del problema. Non è ancora stata varata la legge perché esistono ancora delle grosse difficoltà ad accettare il concetto di morte cerebrale. Allora, la morte cerebrale riguarda i trapianti di organo, di organi. Trapianti di cornea invece non esigono, non hanno bisogno della morte cerebrale. A noi basta la morte cardiaca, che è l'accertamento clinico, il soggetto in quel momento è morto. Ossia, succede in pratica questo: clinicamente il paziente è dichiarato deceduto nel reparto e il paziente, dopo gli accertamenti di rito, viene portato all'ubitorio, dove deve essere conservato in frigo per almeno 24 ore a termine di legge. Noi preleviamo dopo dai 4 alle 5 alle 6 ore dopo la morte clinica avvenuta. Quindi quando il paziente, quando il paziente è morto, ormai già... è agli effetti anche legali morto. Ma non ci fermiamo qui. A quel momento noi facciamo un elettroencefalogramma e un elettrocardiogramma di controllo. Quindi è una conferma della morte clinica avvenuta. Ecco, a quel quindi diciamo noi... la domanda del telespettatore che voleva sapere se e come e dove donare gli organi, a chi si deve rivolgere? Ci sono praticamente in tutti i centri italiani, è l'AIDO o ADO, sono le sigle. Ci sono sugli elenchi telefonici. Comunque, in mancanza d'altro, rivolgersi ai centri oculistici. Che voi oculisti invitate caldamente coloro che hanno questo slancio di generosità di farlo, perché c'è molto bisogno. Molto bisogno. Senza alcun rischio. E anche poi per chi riceve il trapianto, perché, come abbiamo visto del resto nel filmato, non c'è praticamente problema di rigetto della cornea. Ora, veniamo a una domanda degli studenti. Vorrei chiedere quando è opportuno sottoporre i bambini a visita oculistica e ogni quanto tempo. Sì, perché questo mi sembra che sia un problema importante, perché il bambino non sa dire se vede o non vede bene quando è molto piccolo. Beh, ci sono, a mio avviso, due momenti importanti. Cioè, anzitutto il bambino già neonato dovrebbe essere sottoposto a una visita oculistica, perlomeno per evidenziare le grosse patologie. Quindi non è necessaria nessuna collaborazione, perché già l'oculista esperto riesce a rilevare la presenza di grossi danni, sui quali intervenire se necessario. Poi invece c'è un altro momento in cui è necessaria una certa collaborazione del piccolo, e questo non è certo prima dei 2-3 anni, a seconda dell'emancipazione, dello sviluppo mentale del piccolo stesso. Da quest'età in poi si rende doveroso, si rende necessario, e quindi è bene, e questo è un appello un po' ai genitori, di sottoporre i piccoli pazienti a delle visite periodiche per evidenziare delle eventuali patologie sulle quali si può intervenire, sulle quali si può rimediare, e in un secondo momento invece il danno diventa irreversibile. Un'altra domanda degli studenti, lassù. Alle soglie del 2000, quali sono ancora statisticamente le più comuni cause di cecità? Direi le malattie degenerative della retina. È la causa maggiore, glaucoma in parte, e tutte le malattie del sistema nervoso che compromettono le vie endocraniche di trasmissione degli impulsi visivi ai centri corticali. Il sistema nervoso è la nostra pecora nera, in poche parole, e siccome le cellule visive è tessuto nervoso, direi che l'argomento che non siamo ancora riusciti a risolvere sono proprio quelli che riguarda il tessuto nervoso. Bene, abbiamo un'altra piccola cosa da farvi vedere in studio, poi passeremo alle ultime domande. Questo è un apparecchio molto curioso e ne parleremo subito. Tra l'altro è un apparecchio anche molto attuale. Voi avete visto proprio in questi giorni, probabilmente al telegiornale, delle immagini che provengono dal Golfo Persico e che mostrano delle visioni notturne fatte da apparecchi speciali in dotazione alle forze americane, e che consentono di vedere di notte quasi come di giorno. Bene, noi abbiamo portato questo apparecchio in studio per mostrarvi come questo avvenga. Questa è una... si chiama Night Vision Binocular, che è praticamente una lente, un obiettivo che ha al suo interno una batteria con un sistema elettronico che consente di amplificare l'intensità luminosa
fino a 4.000 volte. Ora faremo una esemplificazione qui in studio e preghiamo la regia di abbassare le luci qui nello studio per mostrare come sia possibile vedere. Attualmente, ecco, le luci si stanno abbassando, noi abbiamo l'obiettivo puntato sui due professori, quando sarà tutto buio, ecco, questo è quello che vede la telecamera. Ora vediamo con questa telecamera ecco, questo è straordinario, si vede al buio perfettamente il viso dei due professori, qui no, Lorenzo Pinna sta da un'altra parte illuminato, questa è una telecamera nuovamente messa in una situazione normale, è quello che vede la telecamera. Vogliamo provare a girare l'obiettivo verso gli studenti e vedere se anche di qua abbiamo la stessa visione. Ecco, ora vedremo questo intensificatore di luminosità. Non c'è una panna a casa vostra, è la telecamera che manda queste immagini. Vogliamo mettere a fuoco e mandare l'immagine di intensificazione di luminosità? C'è qualche problema? Lei lo vede adesso? Eccolo qua. Ecco, qui pennelliamo un po' tra gli studenti, qui forse non riusciamo a vedere bene, c'è qualche problema, insomma comunque avete visto, a noi non l'abbiamo qui in studio forse l'immagine, però sopra c'era, ecco, comunque possiamo riaccendere le luci, questo mostra tra l'altro come gli uomini non hanno la capacità di, volete riaccendere le luci in studio per favore? Come gli uomini non hanno la capacità visiva degli animali, dei gufi o dei gatti, però con la tecnologia riescono comunque a fare delle cose straordinarie. Credo che siamo un po' a ridosso dalla fine del nostro programma, vorrei chiedere a Lorenzo Pinna se c'è ancora qualche domanda in diretta. Sì Piero, sono cominciate ad arrivare le telefonate di persone che credono di aver visto le immagini nascoste nel filmato. Io avevo già preparato. Allora aspetta, noi facciamo vedere prima il filmato per far vedere cosa c'era e poi tu mi dirai che cosa il pubblico ha visto. Sì, allora tengo la signora in linea. Come dici? Sì, terrò la persona in attesa che ci ha telefonato, la tengo in attesa. Ma la signora ci dice che ha visto qualcosa? Sì, ha detto di aver visto qualcosa. Io allora non so, sentiamo prima non cosa dice la signora, perché se glielo facciamo vedere poi sa di cosa si tratta. Adesso vediamo di passarvela. Pronto? Pronto signora? Buonasera. A cosa ha visto lei? Qui in studio abbiamo avuto tutti molta difficoltà a vedere. Dunque, mi è sembrato di vedere che ci fosse un fotogramma ripetuto più volte per realizzare scene diverse. Un fotogramma che rappresenta scene diverse? Sì. No, il fotogramma è sempre lo stesso. Infatti, uno stesso fotogramma ripetuto più volte per realizzare scene diverse. Ma lei ha visto qualcosa, ha avuto qualche sensazione vedendo questo filmato? Sì, infatti ho avuto la sensazione... No, ho capito, ma sul contenuto di queste immagini? No. No, sul contenuto no. Va bene, allora sentiamo un po'... Grazie signora. Buonasera. Sentiamo qui in studio, poi lo verificheremo dopo. Volevo sapere voi se avete visto qualcosa. No. Sì, lei sì, cosa ha visto? Ho visto come una specie di gatto, un'immagine di un gatto, poi non so se è vero. Un'immagine di un gatto. Quando inquadravano, specialmente nelle scene in cui veniva inquadrata là. Qualcuno ha visto qualcos'altro? Lei? Un campo giallo. E lei? Di un concerto. Vabbè, allora la regia può mandare il filmato al rallentatore e vediamo cosa c'era dentro. Ecco. Ed ecco l'immagine che stava per apparire. Cos'era? Vediamo. Un leone. Un leone, però c'è una studentessa qui che ha visto un gatto, quindi si è avvicinata molto. Complimenti, perché nessuno di noi è riuscito a vedere un'immagine di questo genere. Non so se è un caso, lei ha gatti in casa? No. No, non era una visione legata a una sua esperienza. Bene, credo che, Lorenzo, nessuno ha visto gatti o leoni
No, non risulta che abbiano visto gatti o leoni. Qualcuno ha visto qualcos'altro? No, Piero, non so se abbiamo altre telefonate in linea. Possiamo vedere, ci sono... No, ancora non abbiamo altre telefonate. Comunque, io volevo semplicemente dire questo. È difficile, noi abbiamo fatto degli esperimenti anche in redazione, vedendo questo filmato e vedendone altri, con altri tipi di fotogrammi. Allora, io vorrei farvi vedere, per concludere, un ultimo filmato in cui invece la parola appare abbastanza chiaramente, almeno a noi, penso anche a voi. Vuole mandare la regia quest'ultimo filmato? Hanno visto anche a casa, credo che va bene, chiuso. Credo che anche voi a casa abbiate chiaramente letta la parola caldo. La cosa curiosa è che anche la parola caldo era contenuta su un solo fotogramma. Mentre prima nessuno quasi ha visto il leone, adesso tutti o quasi hanno visto la parola caldo, il che vuol dire che certe percezioni sono visibili oppure no a seconda del contrasto dell'immagine, del modo in cui l'immagine si presenta. Il problema è di sapere se con questa tecnica si possono mandare messaggi subliminari, si può modificare il comportamento. Io vorrei leggervi per concludere la conclusione che è venuta tra l'altro in un convegno recente, nel mese di agosto, che ha cercato di tirar fuori un po' le varie ricerche e passarle in rassegna. Ci sono tre studi che sono stati fatti in questi ultimi anni proprio su questo tipo di condizionamento, tra virgolette, e la conclusione è: malgrado ci siano prove che un'informazione possa in certi casi essere elaborata anche al di fuori della consapevolezza dell'individuo, ci sono poche o per niente prove sull'ipotesi che stimoli subliminali possano alterare modi di sentire, modificare motivazioni o cambiare misteriosamente dei comportamenti. Bene, credo che questa sera dobbiamo fermarci qui, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, siamo stati forse un po' lunghi stasera, forse ne valeva la pena. Vi ringrazio a tutti, ringrazio il professor Bucci e il professor Rama di essere intervenuti, voi qui in studio e voi a casa. Ci rivediamo alla prossima puntata con un'esplorazione del gusto e dell'olfatto, e la sigla finale già anticiperà alcune delle immagini della prossima trasmissione. Buonasera a tutti.